questa. Ho visto la modula. Naturalmente è stata lei, diciamo, l'iniziativa a darci questa possibilità, quindi dire Anna, due parole, grazie. Proprio due parole, perché sono emozionata più di altre volte. Per noi questo è il raggiungimento di un sogno del nostro delegato Claudio Ghirardelli e del grandissimo amico Andrea Ferrero. Pensiamo di poter fare alla città, e qui siamo rappresentati dal nostro vice sindaco e dal consigliere Ciaudone, pensiamo di fare un grandissimo regalo alla città di Alessandria, perché questa è la memoria storica di tutta la storia di quello che c'è prima del computer. E poi avere con noi la famiglia Cordiglia e poter rinnovare qui l'evento con Roberto Sputnik è una cosa eccezionale, mondiale, che ci riempie di grandissimo orgoglio. Ringrazio tutti voi che siete qui con noi e ringrazio il Comune che ci dà sempre la possibilità di usufruire di questa bellissima struttura, come la sovrintendenza e come il demanio. E ha rivolto quella che è stata la nostra attività una attenzione particolare e sono un po' di querelme per chi lo conosce il termine all'interno, perché naturalmente manca il mio fianco e il fratello. Non nascondo una grossa emozione nel rivedere ad esempio il satellite Tyros, il modello del satellite meteorologico Tyros, costruito con Achille, andando da un vetraio a prendere i vetrini, gli specchietti dei bar, che chi ha una certa età ricorderà, sui balconi dei bar. Immagini che abbiamo ricevuto, che conservo ancora, e quindi ogni piccolo dettaglio è un ricordo, è un'emozione, è una gioia a rivedere. Anche se non sono più come allora in funzione 24 ore su 24, comunque sia, io sono commosso per l'attenzione prestata nei nostri confronti, per questa grossa passione che ci ha mosso fin dalla tenerissima età. Io avevo costruito il primo trasmettitore a 9 anni, con il quale mi sono collegato con un radioamatore di Rio de Janeiro, quindi pensiamo che io ho 78 anni, 9 anni, ne avevo solo da 39, e quindi nel 48, quindi subito dopo la guerra. Un'emozione tale che non mi ha permesso di concludere il collegamento. Basta, ho già contato troppo. Ringrazio tutti voi per l'attenzione che avete prestato e sono curioso di vedere come sono state messe le cose, pronto a cambiarle se non sono giuste.
sensibilizzato con le sue mani. Passa dalla falegnameria alla tornitura, all'elettricità, all'elettronica, all'elettrotecnica, qualsiasi cosa per lui va bene. Quindi se c'è qualcosa di sbagliato, certo. Diamo il capo espiatorio, sì. Però credo che un po' la supervisione sia dovuta al mio. No, non ho fatto niente. Primo erede, o due eredi, secondo è attore, quindi è un'altra strada. E a Massimiliano che vive per questi ricordi, per queste cose che sicuramente ha messo tutta l'anima. Non potevo avere un figlio più giusto, tra virgolette. Saluto a tutti, chiaramente benvengano queste iniziative importanti per la nostra città, un'iniziativa molto valida, inserita in un contesto storico importante come quello della cittadella, il cui obiettivo quello è sempre ovviamente di curarla e mantenerla sempre al meglio. Fortunatamente abbiamo delle abili persone che ci tengono, che la seguono e che la tengono a cura molto bene. E questa mostra è un'ulteriore riprova, un'ulteriore riprova del fatto che il FAI e il Comune insieme tengono molto alla città e alla storia della città, e tramite persone anche come lei, che sicuramente sono molto rappresentative, riusciamo a regalare qualcosa ai nostri cittadini. Quindi noi, io sono semplicemente qua per ringraziarvi per quello che avete fatto, e mi sembra il minimo che il Comune metta a disposizione le sale di cui dispone. Quindi grazie ancora. Accendiamo naturalmente. Girati. Io sono Francesca Ramella e sono il presidente della Lions Club di Ceredonia, che ha avuto l'onore e il piacere di avere tra i suoi soci Achille. È stato un nostro socio splendido e abbiamo ovviamente anche Elisa tra noi. Volevamo lasciarvi un omaggio semplicemente per ringraziarvi dell'attenzione che avete avuto per il nostro Achille, che ci manca tanto, veramente tanto. Grazie. Abbiamo anche a disposizione la regione, quindi oltre che il FAI, l'AIRE, IARI, l'AIRE, eccetera, c'è un sacco di nomi tutti corti e tutti lunghi, ma abbiamo anche il vicepresidente della regione, che a due parole si finisce lì. Grazie. Saluti del Presidente della Giunta Sergio Chiapparino, che so che ha avuto gioventù, diciamo così, rapporti con lei. Io sono Voide, sono Vicepresidente del Consiglio regionale e vi porto il saluto del Consiglio regionale per l'onore di rappresentare come Vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Faccio solo tre brevi riflessioni. La prima è che il signor Corbini appartiene ad una generazione che ha costruito lo sviluppo tecnologico del nostro paese, che lo ha accompagnato, e quindi gli siamo grati naturalmente per questo. La seconda la faccio come medico, faccio l'ortopedico di mestiere. Sulla stampa di ieri c'era un articolo che, parlando di lei, la definiva l'orecchio d'Italia. Ora, io faccio ortopedico, se avessi fatto l'otorino, se lei fosse stato tra i miei pazienti, sarei stato naturalmente felice ed orgoglioso di questo. Orecchio d'Italia è proprio una bella definizione. Quando Maradona segnò il gol col pugno durante i campionati del mondo, fu definito il pugno di Dio, e lei potrebbe essere in qualche modo l'orecchio. Riflessione è questa: in questa mostra le radio, io appartengo ad una generazione che viene subito dopo la sua, siamo vissuti e siamo cresciuti con la radio attaccata all'orecchio. Quando la domenica pomeriggio nei prati ascoltavamo le cronache di Ameri, abbiamo visto la televisione in bianco e nero e ci è quasi dispiaciuto quando è diventata a colori. In qualche modo ci sembrava che fosse meglio la televisione in bianco e nero.
nere, quando guardiamo la serie in questo momento e ci riporta insomma quel tempo della televisione in bianco e nero, ma ci rendiamo conto di quanto un progresso straordinario ha fatto il nostro paese e tutto il mondo naturalmente in questi anni. Le future generazioni guarderanno quando magari, adesso stiamo cercando di andare nello spazio per cercare vite nuove e ambienti nuovi, forse dato che stiamo provando a distruggere quello nel quale viviamo, cerchiamo un posto nel quale vivere in condizioni diverse. Ma certamente le generazioni di fra 200-300 anni guarderanno a questa radio come forse noi oggi guardiamo le cose alla cittadella, insomma, alle questioni che riguardano il passato. Speriamo che si ricordano, che si ricordino che tutto quello che c'è oggi e quello che verrà in qualche modo è partito da qui e soprattutto da persone come lei. Grazie, Boccardi. Io e Cornelia sono praticamente l'inizio di questa storia, l'inizio di questa storia dello spugno, perché la storia ha una nascita che parla del 27, perciò direi che è una concezione decisamente antica. Più noi, che siamo dei appassionati di radio antiche, quindi l'AIR, l'Associazione Italiana per la Radio d'Epoca, e poi abbiamo l'AIR, che è il Radio Ascolto, e quindi in questo caso anche questa associazione ci segue sempre da vicino, e tutti quelli che non ricordo ma che sicuramente mi dimenticherai per dirli uno per uno, vi ringrazio tutti. Grazie a te. Poi la prima, ma la prima, naturalmente. Del satellite, la Terra fa circa 21 gradi, 22 gradi sul proprio asse, si, semplicemente con un pezzetto di fil di ferro si segnava il punto di ascolto, si spostava di 22 gradi e si aveva il passaggio successivo, quindi questo per direzionare le antenne e via dicendo. Scusi, la qualità del segnale com'era? Basta, non ovviamente. Sì, però ed è lì forse che si è avviata un po' la mia, chiamiamola con un nome grosso, carriera di perito fonico, filtrando, quindi tagliando le frequenze che disturbavano e quindi mettendo in risalto il... Sì, sì. Dilla tutta però, perché prima di filtrare, che vuole dire averlo già ricevuto, dopo il primo passaggio, vedendo su quali frequenze passava, metteva in crisi Achille perché diceva: ah, devo andare a cambiare, vado a tagliare un pezzo di antenna perché no, e c'erano tutti i giornalisti che erano arrivati per sentire il passaggio successivo e lui andava a modificare l'antenna per sentire meglio, quindi c'era sì, anche prima base, il panico ovviamente. La nostra base è quello che avevamo fatto a nostro, quello che aveva detto Marconi, che la base dell'ascolto è l'antenna. Cioè uno può avere il miglior apparecchio del mondo, ma se l'antenna non è calcolata esattamente, non è fatta in modo corretto, non si sente niente o si sente male. Per questo siamo arrivati ad avere 21 antenne e questo che è quello che ha raccontato mio figlio è abbastanza vero, perché col seghetto andavo a accorciare il tubo, i tubi dell'antenna, oppure giuntare già pronti per allungarle, insomma, quindi era un momento critico tra un ascolto e l'altro, che però doveva essere fatto in quel momento lì perché c'era il transito del satellite. C'è una cosa che mi ha sorpreso, incuriosito e ancora tristizio, ho letto un articolo sulla stampa delle voci disperse, cioè di quei, è vera questa cosa? Sì. Cioè, molti astronauti all'inizio sono stati mandati eccetera, per magari sono persi nello spazio. Chi ha una certa età ricorderà come l'Unione Sovietica, perché era l'Unione Sovietica, certo. Forse non è cambiato poi tanto, ma l'Unione Sovietica dava sempre gli annunci all'improvviso, mentre gli americani
degli americani sapeva quando veniva il lancio, assistevano oltre 2000 persone, là non si sapeva nulla, non si sapeva quasi neanche dove si trovava Baikonur, che era la base di lancio. E quindi questi lanci improvvisi che naturalmente portavano avanti più rapidamente la tecnologia, chiaro, perché era una sperimentazione indiretta. E abbiamo individuato alcune frequenze, oltre quelle normali, alcune frequenze sulle quali avvenivano le comunicazioni radio. A questo punto erano comunicazioni in lingua russa e mia sorella Maria Teresa si era messa a studiare il russo, perché anche lì c'era tutto un discorso politico di mezzo. Una famiglia organizzata. Che, no, ogni russo che avevamo come interprete dava una traduzione diversa, quindi c'era qualcosa che non andava. Validissima, non lo dico perché è qui, ma validissima collaboratrice è stata mia moglie, una donna precisa, con mentalità abbastanza matematica, che ha, oltre al mio gruppo di amici, che ha vissuto con una partecipazione notevole in questo periodo, insomma. E queste voci che giungevano e che registravamo venivano poi tradotte, e a volte dalle traduzioni uscivano delle chiarezze che si sospettava. Ad esempio, una frase che è stata terribile, che abbiamo registrato, è che a un certo punto, nel maggio del 61, in volo era una donna, prima due uomini e una donna, poi due uomini non si sono più sentiti, erano su un'altra nave spaziale, e la donna che a un certo punto dice: vedo le fiamme, non sentiamo la base, cosa risponde? Il commento di questa cosmonauta, ed è stato le ultime parole, già, tanto questo il mondo non lo sa, ed è stato veramente invece, il mondo l'ha saputo, non sappiamo come si chiama. Avete mai avuto riscontri da parte dei sovietici di queste cose, cioè anche un avallo negli anni successivi? Quella cosa, dove c'è da fare una precisazione, che queste voci, come i segnali prima, di queste voci misuravamo quello che si chiama effetto Doppler, cioè quell'effetto che noi percepiamo quando ad esempio passa un'ambulanza con la sirena accesa, cioè quel cioè nel momento che il veicolo, parlando dell'ambulanza, oltrepassa l'osservatore, c'è una caduta di frequenza del segnale, che è graduale anche prima, perché più si avvicina più aumenta la frequenza, come si allontana diminuisce. La stessa cosa accade nei satelliti, per cui, che si chiama effetto Doppler. Nella misurazione dell'effetto Doppler si ricavano alcune informazioni, ad esempio l'altezza di volo del veicolo. E la prova di queste voci che provenivano da una capsula spaziale era data proprio dalla misurazione dell'effetto Doppler, dall'effetto Doppler del segnale, e quindi era innegabile. Questa cosa ha fatto un po' come l'eco Doppler sui vasi sanguigni, cioè c'era un po' di ecco, sì, sì. Ha naturalmente, dai oggi, dai domani, ha fatto inviperire il governo sovietico, e siamo stati attaccati, cioè considerate che io avevo 18 anni, mio fratello era 26, cioè c'era anche questo risvolto. Siamo stati attaccati dal governo sovietico nella persona del generale Kamanin, che era responsabile del gruppo di allenamento degli astronauti, dei cosmonauti sovietici, il quale ci ha definiti, in primo momento ci ha spaventato sta cosa, poi è diventata quasi una laurea, gangster dello spazio. I fratelli Yudi e Cordiglia, gangster o
pirati dello spazio, secondo lei. Schiavi del bieco imperialismo occidentale. Sì, era appunto una trasmissione di Radio Mosca che abbiamo registrato, Radio Mosca che ha fatto questa trasmissione in tutte le lingue, compreso per l'America del Sud. È stata avanti 24 ore a raccontare le dichiarazioni del generale Camani contro di noi. E tra l'altro c'era anche Schiavi del bieco imperialismo americano, cioè ci va anche una fantasia, eh? I fratelli Judica Cordiglia, pirati dello spazio e schiavi del bieco imperialismo americano, cioè bisogna, per coloro che hanno una certa età, credo che sia una frase che si capisce a fondo, ecco, perché un governo come il governo sovietico, come fosse il governo russo, che di due, su due privati, ragazzi, perché eravamo ragazzi, comunque su due privati, li definisce pirati, pirati e schiavi del bieco imperialismo di un'altra nazione. Dopo gli schiavi del bieco imperialismo passa un periodo di tranquillità e un giorno suona il campanello di casa e si presenta un tale, cioè io sono un giornalista dell'agenzia TASS e volevo parlare con i fratelli Judica. Era andata mia mamma a aprire, che naturalmente si è quasi pietrificata, no? Essendo della TASS ci chiama e questo signore ci dice: noi conosciamo quello che voi avete fatto, eccetera eccetera eccetera, e volevamo dire che se avevate qualche esigenza, noi siamo a vostra disposizione. Poi nel momento in cui è entrato in ascensore per scendere, eravamo in via Accademia Albertina a Torino, dice: poi se avete bisogno di soldi non c'è problema, Questa è stata la frase. Va bene, grazie. Passano 5 minuti, di nuovo il campanello. Un altro signore, cioè io sono un borghese, io sono un carabiniere, sono, mi chiamo Luigi Trivero, sono del SIFAR, mette la mano in tasca, dice: da voi è venuto questo signore, e tira fuori la foto del giornalista russo, e guardate che non è un giornalista ma è una spia russa, questo, d'ora in avanti vi terremo sotto controllo, sotto controllo. E difatti, questa è una persona fra l'altro molto simpatica, ci accorgevamo che ci tenevano un po', ci proteggevano, tanto che mia moglie si era messa anche lei a studiare la lingua russa e il primo giorno, mi pare, Laura, primo o secondo, arriva la telefonata di Luigi Trivero: se senti, cosa ci faceva tua moglie stamattina in Italia US? Quindi proprio eravamo, dov'è mia moglie che non la vedo? Ah, ecco, perché c'ho la luce qua. Mi hanno portata via i russi adesso, messa qua. La matita. Ti ricordi? Cosa ci faceva lei stamattina in Italia US? Mi ricordo. Ti ricordo? Ecco. E come? Quindi questi fatterelli così che ci fanno sorridere oggi, che allora ci avevano però siamo sempre andati avanti con le nostre ricerche, con le nostre indagini e con le nostre forze sì, perché era pericolosissimo cedere a qualcuno che avesse detto vi possiamo aiutare o cose del genere. Sarebbe stato un salto di qualità infinito, perché ovviamente i mezzi erano quelli che erano e sono riusciti a fare tantissimo. Con un salto di qualità economica si poteva fare molto di più, ma la pericolosità era tale che sicuramente alla fine non si sarebbe assolutamente arrivati a nulla. Poi c'era degli episodi del successo, vado avanti a raccontare, domani si muove. Telefona l'aeronautica militare italiana. E noi siamo a disposizione per tutto quello che avete bisogno, non soldi, dice, non soldi, apparecchi. Dico: beh, a noi interessa,
si interessava all'apparecchio che andava sulla, che copriva le frequenze in VHF, perché non ce l'avevamo, che poteva essere utile nel momento del passaggio del satellite. Oh, ma dicevo, non c'è problema, aspettate, for due telefonate. Parte adesso da Caselle un aereo che va a avere un aereo militare che va a prendere a Verona, ve lo porta. Settimo certo. Poi un ricevitore aeronautico militare. Difatti, questo mattino, pomeriggio, arriva una camionetta con due tecnici da Caselle, portano questo apparecchio. Un Nims Clark, un bel apparecchio a vista così, lo sistema. Cioè adesso lo proviamo subito, proviamo subito. Lo accendono e uno guarda l'altro e fa, ma com'è che non sentiamo la torre di Caselle? Io mi ricordo che con Achille ti siamo guardati nel aiuto. Sì, da San Maurizio Canavese non sentono la torre di Caselle che è lì ad aria a 4 km, stiamo freschi. Infatti da quel momento quel ricevitore è stato battezzato il sordo. La NASA, andiamo alla NASA, siamo ricevuti da uno dei quattro amministratori della NASA e siamo andati con quel cosino lì, perché Achille dice, sai, meglio portarci un nostro amministratore, magari non ce l'hanno. Dico, vabbè, portiamocelo. Andiamo da questo signore, sì, molto, e mettiamo su una mobile, questi sono i segnali che abbiamo ricevuto, avevano già avuto informazione dalla lasciata a Roma, e lo sputo primo, il battito cardiaco di Laika, a un certo punto arriva la voce di Glenn. Sì, John Glenn, primo astronauta americano. Lui ci guarda e fa, no possible. Questo no. No possible. Già, noi avevamo con noi un amico che lavorava con noi al centro, Alberto Rossotto, che purtroppo non c'è più, che parlava benissimo lo slang, addirittura lo slang americano, che aveva studiato in America, e gli dice, no, è possibile. Allora io dico, Alberto, spiega come abbiamo fatto. Valigia, tipicamente italiana, e tiro fuori una fotografia. La do a Alberto. Alberto dice a questo signore, con questa, questo qui guarda. La fotografia rappresentava il recupero della Mercury lanciata il 27 gennaio del 62, l'ultima, prima del volo di Glenn, che sarebbe poi avvenuto il 20 febbraio del 62. E c'era la capsula Mercury in mare, due sommozzatori che legavano i palloncini di galleggiamento e l'antenna distesa. E questo signore della NASA non capiva. E allora Alberto ha spiegato. Loro padre è medico legale. E ha ricavato l'indice cranico dei due sommozzatori e abbiamo avuto, che erano proprio sotto l'antenna, e ha ricavato quindi una misura. La misura l'abbiamo riportata sull'antenna e abbiamo avuto la lunghezza dell'antenna. Siccome tutte le antenne sono calcolate a un quarto di lunghezza d'onda, abbiamo ricavato la frequenza. Questo quegli americani. Sconvolto. Sbiancato, rimasto. E vi ha detto l'America siamo noi. Quasi da DJ elementare Watson. Sì. Just a moment. Pigia un pulsantino e arriva un tizio. Dice, questo è Mr. Morrison, sono cognomi che non si dimentica. È il responsabile totale globale di tutti i collegamenti radio della NASA, terra spazio spazio terra. Fategli sentire. E si è ripetuta la stessa storia.
voce di Glenn, no possible. E l'altro fa l'amministratore, yes, il commento finale è stato: dobbiamo stare attenti alle fotografie, a quanto diramiamo, perché venivano diramate attraverso l'USIS, perché se ci sono riusciti loro, e ha fatto tutto, figuriamoci i russi, è stato un periodo bellissimo, e ci ha organizzato, questo è stato molto bello, un viaggio nelle basi americane straordinario. Grazie a mamma Rai, credo. Sì, perché eravamo andati... Ce l'abbiamo qua, bisogna ricordare. Sì. Eravamo stati invitati a rischio tutto. No, la fiera dei sogni. Ah, fiera dei sogni. La fiera dei sogni. Vedi, è la testa. Non mi sono tanto. Chi ci ha finanziato questo viaggio in America? Cioè abbiamo visto... e siamo andati a fare questo splendido viaggio in America, prima puntata a Washington, dove è successo questo episodio, e da lì poi ad Huntsville, a Houston, dove sono sempre successi degli episodietti di questo genere. Volevano a un certo punto che noi dessimo le frequenze che avevamo individuato. Noi siamo le balle di tutto il nostro lavoro. Le balle di Fragaldino, non è l'idea. E non le abbiamo mai dette a nessuno. Mai dette a nessuno. Quello che lì c'è stato. Che segna un numero, se lo stesso numero lo conosci tu. Ah, questo, sì, questo, sì, scambio. Ah no, sì, sì. Questo amministratore delegato nel giro di. Ci ha fatto accomodare in una sala d'aspetto lì in salone e ha fatto così. Un'ora dopo andiamo, ci porta in una grande sala dove c'erano tutti i pinguini, come li chiamava Achille, tutti vestiti di nero, a un tavolo lungo, carta matita, ci fanno accomodare, io, Achille e questo nostro amico, e dice: voi vorremmo sapere le frequenze sulle quali voi ascoltate le basi sovietiche, che poi avevamo individuato, su questo fa parte di un altro capitolo, anche le basi russe, dove il territorio russo è molto vasto, quindi si collegavano, allora non c'era internet e balle varie, si collegavano via radio, e noi avevamo individuato alcune frequenze. E apro una parentesi, individuate perché giravamo sulla scala ascoltare così, quando non c'erano live. E un giorno sentiamo una musichetta, io sono stonato, in quel momento entra in sala d'ascolto, eravamo a San Maurizio, mia madre, che dice: ah, ma questo è era la sinfonia di Mugro. Sì, la mamma. Perché la... tua mamma era... Perché mia mamma era, sì, era diplomata in pianoforte. Mm-hmm. E allora, e dice: ma questo è Boris Godunov. Io chi decidiamo? Con... Era Mussorgsky. Sì, è Boris Mussorgsky. Mussorgsky. Boris Godunov è il titolo dell'opera. Se vedete, ve la suona al piano. Oh, cavolo. Allora, si è messo a suonare al piano. E noi... musichetta, c'era questa musichetta e dopo 24 ore c'era un lancio russo, mi invito a nozze, anche per dare l'annuncio, perché a noi servivano molti giornali, perché eravamo in contatto con l'ANSA che ci passava delle notizie, quindi e torno all'incontro americano e dice: noi vorremmo sapere le frequenze sulle quali voi ricevete le basi. Che ci guarda. Alberto, devi farlo così. Loro ci dicono delle loro che sanno, noi diciamo le nostre. Però facciamo così. Cominciamo noi, chiaramente.
scrivo un numero su un foglietto, glielo passo, loro scrivono il secondo, poi il terzo, poi il quarto, eccetera. E siamo andati avanti 5 ore a scambiarci i foglietti. A quel punto lì noi abbiamo dato loro delle frequenze e loro ce ne hanno date, beh, neanche conoscevano, che noi non avevamo. Poi mi ricordo con Achille tornando, figurati questo qui, ci ha dato le frequenze. Arriviamo, proviamo ad andare a vedere, va. Giusto, ci hanno dato 2 frequenze che noi non conoscevamo, che erano perfette. Poi sono andati avanti. Sono andate avanti anni, io ricordo che ero già grande, io sono del 66, negli anni ancora, tutti gli anni 80 ricevevano settimanalmente comunicazioni, la rivista Aviation Week, tutta roba che era la NASA che continuava, nonostante fossero passati 20 anni almeno. I new release, che erano le relazioni scientifiche che mandavano, tecnico-scientifiche che mandavano, con un rapporto di collaborazione molto corretto, partito da questa cosa qua. Da mai buongiorno. Da mai buongiorno. Le nostre apparecchiature, queste, erano nel centro, erano in casa, allora erano ancora in casa, nel centro della città di Torino, all'ombra della nuova automediana, avevamo un grosso terrazzo sul quale avevamo sistemato le antenne. E il segnale fu registrato su questo registratore, Gelosino, era chiamato Gelosino, è stato il primo registratore a nastro uscito in Italia e mezzo a scarichi e rumori, però il famoso bip bip si sentiva e siamo riusciti a renderlo ancora più chiaro successivamente. Ma non arrivava con la pietra.